Buongiorno ragazzi, amici, benvenuti. Parliamo oggi delle riforme dei sovrani illuminati, del riformismo illuminato. Abbiamo già visto in altre lezioni come nel clima illuministico settecentesco molti proprio esponenti dell'illuminismo, filosofi oppure economisti, ma anche tecnici, ingegneri, esperti di giurisprudenza, giuristi, uomini di cultura di vario tipo, suggeriscono ai sovrani di fare delle riforme. Spesso anche i grandi illuministi appoggiano questo tentativo perché, come abbiamo visto in una precedente lezione, realisticamente pensano che, non essendoci democrazia in Europa, tranne che in Inghilterra, in Olanda, non sia realistica la possibilità di trasformare la situazione dal basso in contrasto con l'interesse dei sovrani. E quindi loro pensano che l'unica speranza, l'unica modalità per ottenere delle riforme, vedremo, economiche, giuridiche, dei diritti civili, riforme di vario tipo, sia quella di mettersi al servizio, di diventare dei consiglieri dei sovrani e di spingerli a fare queste riforme. Quindi riforme da parte di sovrani assoluti, e infatti riformismo illuminato viene anche chiamato assolutismo illuminato, anche addirittura dispotismo illuminato. Quindi, ovviamente, riforme da parte di sovrani assoluti che non vanno certo nel senso di creare istituzioni democratiche o di limitare i propri poteri. Attenzione a questo. Infatti, assolutismo illuminato oppure dispotismo illuminato potrebbero sembrare delle espressioni ossimoriche, delle espressioni contraddittorie. Come fa un sovrano assoluto, dispotico, a essere illuminato? È illuminato nel senso che fa delle riforme che aumentano la ricchezza della propria nazione, no? L'idea della ricchezza delle nazioni da dove deriva è proprio l'interrogativo del secolo XVIII. Chiaramente, i sovrani assoluti non fanno delle riforme per dividere e limitare i loro poteri. Al contrario, come adesso prestissimo vedremo, dimostreremo, molte delle riforme di questi sovrani assoluti hanno come effetto quello di aumentare i loro poteri, di farli diventare ancora più assoluti. Si tratta di togliere potere alle forze anti-assolutiste, a quelle forze che, avendo una serie di privilegi, si tratta soprattutto di ceti che non lavoravano, di ceti parassitari come gli ecclesiastici oppure i nobili, gli aristocratici, ovviamente si aumenta il potere nelle mani del sovrano. Si tratta spesso di riforme che attuano una centralizzazione amministrativa, una centralizzazione fiscale. Quindi un centralismo politico che toglie anche potere ai nobili o alle assemblee delle autonomie locali dei territori posseduti da questi sovrani. Quindi, capite, abbiamo un duplice obiettivo, quello di ridurre i privilegi dei ceti parassitari, significa permettere l'arricchimento della propria nazione. Spesso le riforme vanno anche nel senso di dare maggiore istruzione ai sudditi o di favorire il liberismo economico, il libero mercato, eliminando i vincoli al commercio. Quindi sono riforme anche di stampo borghese capitalistico. Servono però al sovrano per arricchire la propria nazione, d'accordo? Arricchire la propria nazione significa anche poter riscuotere più tasse, d'accordo? Aumentare il proprio potere. Quindi sono delle cose che comunque piacciono agli illuministi. Vanno nel senso della modernità, della modernizzazione, della limitazione appunto dei privilegi degli aristocratici, dei poteri, dei privilegi della Chiesa. Tutto questo piace agli illuministi, però contemporaneamente queste riforme fanno anche il gioco, naturalmente, del sovrano assoluto che, limitando i poteri di questi corpi intermedi, di questi ceti che avevano dei privilegi feudali, naturalmente rafforzano, come ho detto, il loro
il potere dei sovrani. Molte riforme colpiscono anche la Chiesa cattolica. I sovrani cattolici fanno contro la Chiesa, contro i privilegi della Chiesa, cose che magari i sovrani protestanti avevano fatto già da qualche secolo. Perché ormai nel secolo dell'Illuminismo, in cui viene messa in evidenza, vengono messi in evidenza valori dell'efficientismo, dell'arricchimento, migliorare la condizione economica della propria nazione diventa un'urgenza più impellente rispetto al favorire la religione, d'accordo? Rispetto ad esigenze di tipo spirituale. Quindi gli interessi anche dei sovrani cattolici diventano interessi economici più che interessi spirituali legati ai valori feudali come l'onore, la spiritualità, la diffusione della religione cattolica e così via. I sovrani, i cosiddetti illuminati, non realizzano queste riforme per diffondere le idee dell'illuminismo, per diffondere una mentalità borghese o tantomeno per diffondere, non so, l'incredulità o l'ostilità nei confronti del cristianesimo. Non tutti, qualcuno magari avrà anche questa intenzione, però non tutti. Cioè, i sovrani vogliono semplicemente arricchire i propri paesi e aumentare i propri poteri. Si rendono conto che non basta più la forza militare, la repressione per ottenere questo. Bisogna agire anche con altri sistemi. Ci sono dei sovrani assoluti in Europa che già nel 600, per esempio, l'esempio del Ducato di Brandeburgo, che all'inizio del 700 è diventato Regno di Prussia, è significativo. Sovrani come appunto i re di Prussia avevano già eliminato la maggior parte dei poteri dei loro nobili, oppure per quanto riguarda i poteri, i privilegi, le ingerenze della Chiesa Cattolica o del Papa. Ricordate che per esempio in Francia un Luigi XIV aveva già alla fine del 600 sottomesso la Chiesa cattolica francese, che rispondeva ai suoi ordini e non a quelli del Papa, promuovendo quella linea di Chiesa autonoma francese, di Chiesa gallicana, che già esisteva da alcuni secoli. Altri sovrani invece avevano ancora grossi problemi con lo strapotere della Chiesa, con lo strapotere degli aristocratici, per questo realizzano queste riforme. Naturalmente, queste riforme, il riformismo dei sovrani assoluti può dare luogo a molte discussioni, può essere anche criticato. Infatti, succede che molti grandi illuministi come Voltaire, ma soprattutto Diderot, che inizialmente avevano appoggiato entusiasticamente questi tiranni, questi sovrani assoluti, resteranno poi delusi da loro e dalle loro riforme, che non si spingono abbastanza quanto questi illuministi desideravano, oppure addirittura sono riforme che si accompagnano a un sempre più accentuato autoritarismo o militarismo da parte di questi sovrani assoluti, lo vedremo. Pensiamo per esempio, andiamo subito sul concreto, a una riforma come il catasto, che è una riforma, diciamo, generale, molto sentita a livello europeo da tutti gli stati europei. Realizzare un catasto, sapete cos'è un catasto? Esistono ancora adesso i catasti. Il catasto è un registro delle proprietà, in particolare delle proprietà immobiliari. All'epoca non si pensava tanto alle case, alle abitazioni, quanto alle terre, perché le principali proprietà private erano immobiliari, erano senz'altro le terre, tant'è vero che si parla di catasto fondiario. Un elenco, quindi il catasto, con le caratteristiche, il valore di tutte le terre del proprio stato, le caratteristiche, il valore della proprietà terriera, che serve poi per determinare effettivamente la ricchezza di
dei cittadini che possono essere contribuenti, per poi calcolare le imposte in maniera razionale. Bisogna sapere quella terra a chi appartiene, quella terra quanto è grande, qual è la rendita, qual è il profitto di quella terra per poi poter applicare le tasse, per poi poter riscuotere le tasse. Naturalmente le tasse, realisticamente, le imposte puoi ottenerle dai ricchi, dai più ricchi, che quindi vanno individuati attraverso il catasto. Bene, il primo catasto che riesce ad essere completato, che funziona egregiamente, che è efficiente in Europa nel 1731, è il catasto del Regno dei Savoia. Vi ricordate come si chiamava nel 1731? Da pochi anni aveva preso il nome di Regno di Sardegna. Mentre invece altri catasti, che come quello dei Savoia sono iniziati nel 1600, era un lavoro molto difficile realizzare un catasto. Ci volevano degli ingegneri, comunque un'amministrazione, insomma, molto molto efficiente. Molti altri catasti fallirono oppure vengono interrotti. Per esempio, persino l'ottima amministrazione austriaca nel 1733 stava realizzando un catasto a Milano, Ducato di Milano, possedimento, vi ricordate, che era entrato tra i domini asburgici da poco tempo, ma dovette interromperlo per via dello scoppio della guerra di successione polacca. Quindi il catasto degli Asburgo d'Austria a Milano, il catasto asburgico a Milano, fu interrotto. Chi aveva precocemente iniziato a realizzare un catasto erano anche i Borboni a Napoli, che, come vi ricordate, anche loro possedevano il regno di Napoli e di Sicilia da poco. Ma anche questo catasto verrà interrotto, anzi, a differenza di quello asburgico, non verrà completato mai, e quella parte che comunque verrà completata non funzionerà mai, resterà sempre inefficiente. Quindi vedete, non è vero che tutti gli stati italiani nel Settecento erano in rovina. Ce n'è almeno uno, il Regno di Sardegna, la dinastia dei Savoia, che si rafforza sempre di più all'interno del Settecento, grazie anche a delle riforme. Un personaggio come Vittorio Amedeo II di Savoia, che regna dal 1675 fino al 1730, quindi per un periodo molto lungo, potenzia sia l'esercito sia l'apparato amministrativo dei possedimenti dei Savoia. Abbiamo una centralizzazione dell'apparato amministrativo. Quindi vedete, questo rafforza il potere del sovrano assoluto, che ha alle sue dipendenze dei funzionari che rispondono soltanto allo Stato, al governo, al centro. Infatti, vengono istituiti burocrati, amministratori, molto spesso di origine borghese, capite? Quindi lontani dai ceti privilegiati, dagli aristocratici, dai vescovi, dai ceti privilegiati che vogliono limitare il potere del re. Viene creato anche un esercito permanente, cioè che esiste anche in tempo di pace, di almeno 25.000 soldati, che renderà il Piemonte, il Regno di Savoia, militarmente forte. Infatti abbiamo già studiato in altri cicli di video lezioni che nel 1600, ma soprattutto nel 700, i Savoia, anche con una strategia spregiudicata, alternando le alleanze, passando sempre da una parte all'altra, prima alleati dell'Austria, poi alleati della Francia, poi di nuovo alleati dell'Austria, cambiando fronte nelle varie guerre dell'equilibrio settecentesco, aumentarono, questo l'abbiamo già visto in altri cicli appunto di video lezioni, aumentarono i loro possedimenti, e quindi lo Stato diventa più potente. Vengono ridotti i privilegi fiscali degli aristocratici, viene eliminata infatti la giustizia signorile. Ricordate che gli aristocratici nei loro feudi potevano esercitare da soli la funzione della giustizia, dei giudici, ma vengono, attenzione, limitati o eliminati alcuni privilegi, anche se qui
la politica di Savoia è un po' timida, un po' più timida, alcuni privilegi della Chiesa Cattolica. L'idea è quella del giurisdizionalismo. La dottrina giuridica del giurisdizionalismo, dottrina giuridica economica, sollecitava il controllo da parte dello Stato nei confronti della Chiesa Cattolica. Si trattava di mettere la Chiesa Cattolica al servizio dello Stato, di sottometterla allo Stato. Per esempio, facendo in modo che gli editti della Chiesa Cattolica, qualunque tipo di decisione di editto, non fossero automaticamente validi, avevano bisogno del timbro comunque dell'imprimatur del sovrano. Procederanno con il giurisdizionalismo anche sovrani molto, molto, molto cattolici, da secoli difensori della Controriforma cattolica, come gli Asburgo d'Austria, come vedremo. Il punto è che il riformismo poi fu bloccato perché dopo la morte di Vittorio Amedeo II, e abbiamo visto che muore nel 1730, vi furono due suoi successori a capo del regno di Sardegna nella seconda parte del Settecento che non portarono avanti più alcuna riforma. Due personaggi, due re molto conservatori, molto bigotti, che niente, non fecero più nessun tipo di riforma. Quindi vedete, il riformismo dei Savoia è comunque limitato, è bloccato. Va avanti fino a un certo punto, poi però niente, non prosegue, non prosegue più di tanto. In Austria, Maria Teresa d'Austria, un altro esempio di riformismo precoce nel Settecento, Maria Teresa d'Austria è andata al potere, potere contestato perché dovette affrontare, vi ricordate, una guerra in cui quasi tutta Europa era contro di lei. Andò al potere pur essendo una donna, secondo alcune leggi non avrebbe potuto farlo, no? Ci fu la pragmatica sanzione. Andò al potere nei possedimenti diretti dei dinastici degli Asburgo d'Austria nel 1740, come forse sapete se avete studiato con me altri cicli di video lezioni. Maria Teresa d'Austria sin dall'inizio fa delle riforme perché vuole che il suo potere sia maggiore e vuole eliminare i privilegi degli aristocratici o della Chiesa Cattolica. Maria Teresa d'Austria viene indotta a questo dal fatto che io ho già menzionato, cioè dal fatto che subito dopo essere salita sul trono rischiò di vedere completamente distrutto il suo impero, l'impero dei possedimenti diretti dinastici dell'Asburgo d'Austria, quell'impero austriaco che si era formato da pochissimo, da pochi decenni, grazie soprattutto alle terre conquistate nelle guerre contro gli ottomani. Quindi abbiamo visto anche altrove un impero assolutamente composito, pieno di nazionalità diverse, con religioni, con lingue, con tradizioni diverse, soprattutto appunto nei Balcani, un impero che era stato formato da poco in maniera quasi insperata, che non aveva nessun tipo di unità amministrativa, economica, fiscale. Quindi, per evitare la distruzione del suo impero, Maria Teresa d'Austria fa numerose riforme per tentare di uniformarlo, per tentare di unificare i suoi possedimenti. Maria Teresa d'Austria agisce e appunto maggiorando il suo potere, cioè cercando di eliminare tutte le autonomie amministrative dei territori appena conquistati, però non ci riesce in tutti i casi. Ci riesce in Boemia, che purtroppo diventa totalmente dominata dagli Asburgo d'Austria, però per esempio nel caso dell'Ungheria, dove ricordate i nobili avevano già promosso una rivolta contro l'Austria, non ci riesce, deve accettare che l'Ungheria mantenga una certa autonomia, ma anche in alcuni possedimenti di recente conquista come la Lombardia oppure il Belgio, che all'epoca si chiamava Paesi Bassi Austriaci, dovette scendere a compromessi accettando, almeno per il momento, l'esistenza di poteri degli aristocratici, dei nobili, cioè autonomie locali da parte dei
dei nobili. D'altra parte lei sopprime molti privilegi feudali e riesce a riprendere, ricordate, l'abbiamo detto poco fa, il catasto lombardo e portarlo finalmente a compimento nel 1760. Chi effettivamente realizza, chi è il grande uomo di cultura che realizza nei fatti, dirige questo catasto lombardo, è l'italiano Pompeo Neri. Quindi vedete, tanti personaggi, anche italiani, a volte purtroppo necessariamente al seguito delle monarchie straniere che dominavano vari pezzi di Italia, realizzano delle grandi imprese. Catasto efficientissimo in Lombardia, catasto austriaco. La Lombardia gode delle riforme, delle ottime riforme dell'Austria, d'accordo, degli Asburgo d'Austria. Non sarà così, l'abbiamo già detto, per il regno di Napoli e di Sicilia, che invece gli austriaci persero con la battaglia di Bitonto ed era andato alla dinastia borbonica proveniente dalla Spagna. Vedremo che nel nostro sud non ci fu nessuna riforma apprezzabile. Invece la Lombardia, che a differenza del nostro sud, per fortuna la Lombardia era rimasta sotto la dominazione austriaca, la Lombardia poté beneficiare delle straordinarie riforme, ovviamente delle riforme settecentesche e ottocentesche degli Asburgo d'Austria, trasformandosi in una regione efficientissima, una delle regioni più ricche e più libere d'Europa, proprio perché era sottomessa all'Austria. La Lombardia, bisogna considerare, era anche, come dire, il laboratorio, l'avanguardia delle riforme asburgiche. Che cosa succedeva? Gli Asburgo realizzavano delle riforme prima soltanto in Lombardia, d'accordo? Che quindi era proprio il laboratorio, era un test. E sperimentavano le riforme in Lombardia, poi le estendevano a tutti gli altri loro territori. Quindi la Lombardia spesso ottiene delle riforme prima ancora dell'Austria stessa. Questo è anche un fatto importante, molto favorevole appunto alla Lombardia. Dobbiamo spiegare come funzionavano i catasti, in particolare il catasto lombardo, comunque in generale tutti i catasti asburgici degli Asburgo d'Austria. Il catasto non serviva soltanto, come vi ho detto, a scoprire quali sono le terre con una maggiore rendita, con un maggior profitto, cioè a prelevare, a raccogliere le tasse dai più ricchi. Il catasto aveva anche una funzione di modernizzazione economica, cioè lo stesso fatto che venisse realizzato il catasto favoriva gli investimenti produttivi. Perché questo? Il catasto, primo, non viene aggiornato per molti molti decenni, d'accordo? Quindi io c'è un valore, per esempio, noi abbiamo visto 1760 si fa il catasto. Il valore di una terra viene fissato alla situazione del 1760, ok? Io anche nel 1770, nel 1780 pagherò, fate attenzione, in base al valore che la mia terra aveva nel 1760. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io dopo la realizzazione del catasto faccio fruttare questa mia terra e quindi guadagno più di quello che guadagnavo ed è stato registrato come mio guadagno nel catasto del 1760, capite? Questi nuovi guadagni non verranno tassati, non vengono assolutamente rilevati, sfuggono al fisco. Questo, attenzione, viene fatto intenzionalmente dagli austriaci e da Pompeo Neri. Il catasto non ti tassa se tu riesci a aumentare il valore e il profitto che ti dà la terra, cioè le migliorie o i guadagni successivi rispetto al censimento, rispetto al catasto, no, vengono esentate. Inoltre, il catasto che cosa fa? Il catasto
raccoglie le tasse in base al valore, diciamo, normale, al valore basico, al valore naturale di una terra. Qual è la ricchezza naturale, la ricchezza che veniva chiamata all'epoca normale di una terra? Quello delle rendite, d'accordo? Cioè il catasto prende le tasse in base semplicemente alle rendite feudali. Quanto io guadagno dai contadini, mi danno una parte del raccolto, d'accordo? Io ho una rendita feudale possedendo una terra, ok? Però il catasto in realtà non considera gli investimenti capitalistici. Quindi a me conviene investire. Se io lascio la mia terra in abbandono, se non faccio nulla per migliorare la situazione della mia terra, eccetera, continuo a percepire soltanto le rendite, capite? Queste rendite vengono tassate, vengono punite dallo Stato. Invece, se io oltre alle rendite, che comunque sono basilari, sono automatiche, mi derivano dal possesso stesso della terra, per i privilegi feudali che ha quella terra, quel feudo, se oltre alle rendite riesco anche a guadagnare attraverso investimenti produttivi capitalistici, tutti i guadagni da questi investimenti, cioè da ciò che va oltre la rendita, non vengono tassati. D'accordo? Quindi a me conviene non accontentarmi della rendita e investire, far fruttare, secondo l'ottica capitalistica, la terra che possiedo. Spero di essermi spiegato. Addirittura in seguito succederà che verrà messa un'imposta quando la rendita si abbassa. Sembra incredibile, vedete come sono furbi gli austriaci. Cioè, se io tengo in abbandono la terra e poi a una successiva rilevazione il catasto stabilisce, capite, che la ricchezza di quella terra è diminuita, io pago una tassa superiore, cioè vengo punito se faccio diminuire la ricchezza e il profitto di una terra. Se invece io la faccio aumentare, quella tassa speciale io non la avrò e anzi i miei guadagni saranno esentasse, pagherò soltanto in base alla rendita, cioè al valore, diciamo, normale, basico, feudale di quella terra. Spero di essermi spiegato. Quindi il catasto abilmente non è solo uno strumento di rilevazione, un censimento. Il catasto è anche un volano per lo sviluppo economico, per i motivi appunto che vi ho spiegato. Parleremo poi più tardi ancora delle riforme austriache, d'accordo? Io volevo fare per adesso semplicemente degli esempi. Adesso vorrei dirvi, in generale, nelle riforme dei sovrani settecenteschi, quali sono le tipologie di riforme. Poi le vedremo meglio, sovrano per sovrano, stato per stato, in maniera precisa. Ci sono delle riforme di politica ecclesiastica, l'abbiamo già accennato, forse dovremmo dire di politica anti-ecclesiastica, d'accordo? Si riducono i privilegi della Chiesa, si combatte anche il potere della Chiesa. Spesso anche da parte, abbiamo detto, di sovrani cattolici. E abbiamo detto perché? Perché in un periodo in cui si afferma una mentalità capitalistica, economicistica, efficientistica, pragmatica, come il periodo dell'Illuminismo, persino ai sovrani cattolici di grande tradizione cattolica, il progresso materiale interessa più della contemplazione mistica, della diffusione del cristianesimo, del successo della religione. Cioè anche i sovrani cattolici iniziano a ragionare in questo modo. Ma è più importante diffondere la religione, rendere forte la Chiesa, oppure arricchire il mio Stato? È molto più importante arricchire materialmente il mio Stato piuttosto che favorire, non so, l'evangelizzazione, le pratiche, le credenze mistiche, le pratiche spirituali, le preghiere, cioè insomma le caratteristiche della religiosità. E quindi si procede contro
privilegi della Chiesa Cattolica, perché moltissimi di questi privilegi, se non tutti, ma anche moltissime opere, azioni da parte della Chiesa Cattolica erano assolutamente anti-economiche, a volte anche, attenzione, andavano a limitare, a mettere i bastoni tra le ruote al potere del sovrano. Una riforma che fecero un po' tutti i sovrani cattolici e lo scioglimento di ordini religiosi considerati inutili. I sovrani protestanti l'avevano fatto già da secoli. Adesso anche i sovrani cattolici capiscono: oh, non mi conviene mantenere un'enorme popolazione di monaci, di monache, di clausura, spesso di ordini mendicanti o di ordini contemplativi, che non lavorano, che devono essere mantenuti dalle tasse di chi lavora, che hanno moltissime terre in abbandono, che non vengono sfruttate, non producono ricchezza, non entrano nel mercato, hanno il privilegio feudale dell'inalienabilità, anche se sono piene di debiti, anche volendo venderle non possono perché c'è l'inalienabilità. E quindi vengono sciolti moltissimi ordini considerati parassitari, le loro terre vengono confiscate dallo Stato, vengono nazionalizzate e vengono ovviamente vendute alla borghesia produttiva che le compra per realizzare dei profitti. Le terre non sono più in abbandono, sottoutilizzate, entrano nel mercato, molti le fanno fruttare, si vendono, si comprano, eccetera, entrano nei meccanismi capitalistici del mercato, lo Stato si arricchisce, capite? Cioè, sono riforme, molte di queste riforme, lo vedremo, sono riforme che vanno nel senso dell'affermazione del capitalismo, del liberismo economico, perché per un sovrano, anche per un sovrano assoluto, se i singoli imprenditori privati si arricchiscono, anche lo Stato si arricchisce. Ovviamente ottiene le tasse da questi imprenditori terrieri. Mentre invece se le terre sono in abbandono, proprietà di un ente ecclesiastico, di un vescovado, eccetera, in abbandono, lo Stato non ottiene alcun tipo di ricchezze. È una cosa che già i sovrani protestanti avevano fatto, adesso i sovrani cattolici fanno la stessa cosa, con qualche secolo di ritardo. Poi vengono eliminate moltissime scuole religiose, moltissime scuole dei preti, moltissime scuole anche elementari, eccetera. Viene favorita la scuola statale al posto della scuola religiosa, delle scuole private, dei preti. Scuola statale che spesso ha, scuola elementare che spesso è obbligatoria, quindi i sovrani capiscono che dare un'istruzione ai propri sudditi serve, è molto utile, avrò dei professionisti, dei tecnici, degli amministratori o degli imprenditori preparati. Quindi scuole statali elementari che ovviamente funzionano molto meglio rispetto alle scuole dei preti che spesso insegnano solo il catechismo e così via. Forse come qualcuno avrà già pensato che l'istituzione di scuole elementari, statali, magari obbligatorie per tutti, servono al sovrano, l'avete già pensato, è chiaro, il sovrano usa la scuola di Stato anche per indottrinare i propri cittadini, per renderli dei cittadini fedeli al sovrano. Nelle scuole di Stato si insegna l'amore, la dedizione, la fedeltà al proprio sovrano. Mentre invece, se uno va a scuola dei preti, adesso vedremo nei collegi gesuitici, molto spesso può anche assorbire delle idee che sono in contrasto con lo Stato assoluto o con il sovrano. Sono le idee che la Chiesa mette in testa ai bambini. Non sempre la Chiesa, soprattutto le scuole, erano quasi tutte dei gesuiti. Non sempre l'ordine dei gesuiti sostiene il proprio sovrano, anzi, a volte si contrappone ad esso. È un pericoloso potere parallelo, d'accordo? Infatti, una riforma che avviene in tutta Europa, che davvero suscitò la sorpresa di molti, fu proprio l'abolizione dell'ordine gesuiti. I gesuiti, ricordate, avevano organizzato un sistema scolastico molto pervasivo, molto efficiente, e avevano in pugno l'istruzione in moltissimi paesi. Hanno inventato il liceo moderno, ne abbiamo parlato in passato, ne abbiamo parlato già
in diverse altre occasioni. Però che stava succedendo? L'educazione gesuitica nel Settecento sembrava ormai un'educazione anacronistica, si studiava il latino, il greco, la teologia, ma come ebbero a lamentarsi grandi, famosi studenti gesuitici come Cartesio oppure Voltaire? Soprattutto poi nel Settecento non si insegnava la scienza, non si insegnava il diritto, non si insegnavano le leggi dello Stato, cioè i gesuiti erano andati bene ai sovrani finché erano stati uno strumento con il loro sistema dei collegi per riconquistare zone che erano diventate protestanti e dovevano dalla Controriforma tornare cattoliche. Ma nel momento in cui nel Settecento, diciamo, questa esigenza non c'era più, soprattutto nella maggior parte dei paesi, l'educazione dei gesuiti viene considerata inutile, meglio sostituirla con un'educazione statale più all'avanguardia. Ma non è ovviamente solo questo il problema del curriculum degli studi che spinge i sovrani a far abolire i gesuiti. I gesuiti, ricordate, facevano politica, questo è il problema. Facevano politica, erano consiglieri dei sovrani, erano i confessori dei sovrani, anche in confessione facevano politica, cercavano di influenzare sovrani, cioè erano potenti politicamente e spesso potevano mettere i popoli contro i sovrani. Spesso criticavano i sovrani quando un sovrano veniva considerato eretico, i gesuiti si mettevano contro. Quindi capite, erano diventati dei rivali dei sovrani, erano diventati pericolosi dal punto di vista dei sovrani. Addirittura i gesuiti venivano accusati di regicidio, ma d'altra parte ci furono dei filosofi scolastici appartenenti ai gesuiti come Francisco Suarez o altri che lo misero nero su bianco, secondo i gesuiti. Quindi, e dimostravano una scaltrezza politica, una spavalderia eccessiva, pericolosa per un sovrano assoluto. Secondo i gesuiti, se un sovrano è eretico, e per essere eretico a volte basta non fare l'interesse del Papa o dei gesuiti, per i gesuiti era legittimo ucciderlo addirittura. Enrico IV, vi ricordate, re di Francia, protestante convertito al cattolicesimo, fu ucciso da Ravaillac, fu ucciso da uno studente che veniva fuori da un collegio dei gesuiti. Nel 1700 i gesuiti furono accusati di ingerirsi troppo nella politica, di fare dei complotti, delle congiure, di costituire delle consorterie vicino in ambienti vicino alla corte che condizionavano o contrastavano i sovrani. Vi furono vari attentati alla vita dei sovrani da parte di studenti gesuitici. L'ultimo, il più clamoroso, un attentato alla vita del sovrano del Portogallo. E quindi il sovrano del Portogallo è il primo ad abolire i gesuiti. In Portogallo i gesuiti vengono aboliti nel 1759, in Francia vengono aboliti nel 1762, in Spagna e nel Regno di Napoli i gesuiti vengono aboliti nel 1767. Quindi vedete, si tratta anche di paesi super cattolici. Sulla spinta del volere dei sovrani, Papa Clemente XIV scioglie l'ordine dei gesuiti nel 1773. Ovviamente i gesuiti saranno poi ricostituiti nel periodo della Restaurazione, però per ora e per un certo periodo vengono aboliti. Questa è una grandissima vittoria dell'illuminismo che viene salutata con giubilo da Voltaire, da tutti gli illuministi, ovviamente dagli illuministi europei. Poi abbiamo, attenzione, un tipo di riforme che sono di tipo economico, riformismo economico, questo l'abbiamo già detto, però spieghiamolo. Si fanno opere pubbliche, in particolare si fanno delle bonifiche per aumentare le terre coltivate, si costruiscono delle strade per far spostare più velocemente i prodotti che quindi costano di meno
possono essere commercializzati più facilmente tra regioni anche lontane tra loro se ci sono delle strade praticabili, quindi il prezzo è minore, non incide più di tanto il prezzo del trasporto. Vengono molte riforme, abbiamo visto, sono di stampo capitalistico, vanno nel senso di diffondere il liberismo economico e il capitalismo. Per esempio, vengono aboliti i vincoli sul commercio del grano, viene liberalizzato il commercio del grano. Vi ricordate i fisiocrati che dicevano che in questo modo si arricchiscono le nazioni? Soppressione di dazi, di dogane interne per far scambiare le merci liberamente. Favorendo la domanda, l'offerta e quindi arricchendo lo Stato. Vengono soppresse o limitate le corporazioni. Abbiamo detto già tantissime volte che le corporazioni bloccano la libera concorrenza, bloccano l'innovazione verso la ricerca della qualità, perché stabiliscono regole rigide, anche addirittura per l'accesso al lavoro. Devi fare prima obbligatoriamente tot anni come garzone di bottega prima di poter aprire una farmacia. Questo limita la libertà economica, come oggi la libertà economica, la libertà del lavoro nelle libere professioni viene limitata dagli ordini professionali che in qualche modo hanno ereditato i privilegi corporativi, appunto, di queste corporazioni. Le corporazioni decidono il salario, le corporazioni decidono l'orario di lavoro e così via, quindi ingessano il libero mercato. Molte corporazioni vengono abolite. Poi abbiamo visto che molte di queste riforme liberali, liberiste, capitalistiche rafforzano l'assolutismo. Abbiamo visto riforme che vanno nel senso della centralizzazione amministrativa. Se tu, sovrano, hai una maggiore efficienza nell'accertamento dei redditi e nell'imposizione dei tributi, questo ovviamente accentra il potere del sovrano stesso. Quindi che cosa si fa? Ricordate gli appaltatori privati, farmier privati della Francia? Anche in Italia si chiama così, ferma, dal francese farm. Ferma che cosa significa? Significa, oggi potremmo tradurla, esattoria, ok? La ferma è l'appalto delle imposte. Una ferma, una farm, in italiano una ferma privata data in appalto a un privato. Ricordate, spesso un nobile di toga o di roba che acquista il titolo nobiliare acquista anche l'ufficio di farmier. Diminuisce il potere dello Stato che è costretto a affidarsi agli appaltatori privati che spesso sono corrotti, trattengono, si rubano, diciamo così, una parte delle imposte, quindi sostituire la ferma privata alla ferma di Stato. Questo potenzia il potere del sovrano perché potenzia l'uniformazione, la centralizzazione fiscale, ovviamente, e amministrativa. Le imposte vengono riscosse direttamente dallo Stato, non più attraverso la ferma degli esattori privati. La ferma statale al posto della ferma dei privati viene approvata in Toscana nel 1767 e in Lombardia nel 1770. Questa riforma, il fiscalismo in Lombardia, viene favorita dall'azione, dalla battaglia continua di un grande personaggio come Pietro Verri. Quindi vedete, dinastie di sovrani illuminati, anche molto cattolici come gli Asburgo d'Austria, hanno al loro servizio, per quanto riguarda le riforme, grandi personaggi dell'illuminismo. Hanno come funzionari, per esempio a Milano, un Pietro Verri, un grande illuminista, nobile, aristocratico, che disse, scrisse di gioire, di rallegrarsi nel rinunciare ai propri poteri, nel rinunciare ai propri privilegi. Quindi Pietro Verri realizza molte riforme, molti illuministi si battono per queste riforme, anche se lavorano per dei sovrani assoluti che a loro in generale non piacciono, perché loro magari sarebbero a favore
della democrazia, della limitazione del potere dei sovrani per la separazione dei poteri e così via. Tuttavia, in maniera molto pragmatica, scendendo a compromesso, molti di questi grandi personaggi dell'illuminismo aiutano i sovrani quando i sovrani realizzano delle riforme che loro considerano giuste, che loro considerano necessarie. La lezione è già è andata oltre, molto oltre i termini stabiliti. Allora vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Continuiamo, non mancate, continuate a seguirmi. Vi parlerò del stato per stato delle riforme dei sovrani illuminati e vedrete che ci saranno anche alcune sorprese.